Buongiorno a tutti, grazie a chi mi ha invitato a tenere questa chiacchierata oggi sui pipistrelli, Asmo. Sono un po' emozionato per una serie di ragioni. La prima è che entro in questa sala dopo circa 30 anni, quindi eravamo veramente all'alba dell'evoluzione dei mammiferi, e avevo l'età di molti di voi, ero uno studente di scienze naturali, quindi ci rientro da docente, quindi insomma è una bella emozione. Poi siamo in presenza e abbiamo perso l'abitudine, negli ultimi anni abbiamo questa strana abitudine di parlare da soli davanti a un computer, insomma un comportamento un po' particolare, quindi molto bello anche vedere una sala piena, soprattutto una sala piena di ragazzi, è una cosa assolutamente stimolante. Mi è stato concesso generosamente un po' più di tempo, e questo probabilmente per il fatto che oggi sono qui in rappresentanza di oltre 1400 specie di mammiferi, contro le singole specie di cui si è parlato in precedenza, quindi un po' più di tempo mi sembra tutto sommato doveroso averlo. Vi parlerò di pipistrelli, che sono gli animali che studio adesso al Dipartimento di Agraria, dove coordino il corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali. Qui abbiamo alcuni degli studenti del corso che tra l'altro lavorano con me su questi animaletti spesso misconosciuti e di cui si parla sempre peggio, diciamo dal dopo Covid in poi. Sono state raccontate un sacco di sciocchezze, poi se volete ne parliamo. E io ve li utilizzerò oggi come esempio di specie che fanno i conti con l'antropizzazione, in modo molto diverso. C'è una plasticità di certe specie, una incapacità invece di tenere fronte al cambiamento ambientale di altre. E quindi questo contrasto è molto interessante e ci racconta delle storie su come gli animali possano o meno superare il confronto con l'uomo e adattarsi. È stato nominato l'antropocene prima, no? C'è questa definizione di nuova epoca geologica caratterizzata dalla presenza di un mammifero ingombrante, che è Homo sapiens, che è una specie che trasforma e condiziona profondamente gli ambienti, quindi una novità evolutiva che stiamo pagando in termini di sesta estinzione. Sapete che facciamo i conti con un tasso di scomparsa di specie animali e vegetali senza precedenti. E uno degli aspetti dell'antropocene è una pandemia. Io sono 2 anni, prima del Covid mi intervistavano spesso per curiosità sui pipistrelli, dal Covid in poi ho avuto telefonate, TV, eccetera, no? Tutti mi chiedevano del rapporto tra coronavirus, Covid e pipistrelli, e quello che ho provato a spiegare è che noi non siamo di fronte a una crisi sanitaria, noi siamo di fronte a una crisi ambientale, perché le cause che ci hanno portato a tenere le mascherine qui oggi sono essenzialmente ambientali. Con ogni probabilità i laboratori di evoluzione virale all'aperto, che sono questi grandi mercati della Cina, del sud-est asiatico, eccetera, in cui tante specie tenute insieme, macellate, catturate in natura, trasportate, immunodepresse per questa storia, si trovano insieme, ovviamente rappresentano una condizione fantastica per un virus per evolvere e saltare alla specie ideale per trasmettersi un virus. Un virus che riesca a conquistare la nostra specie ha vinto il primo premio della lotteria. Siamo quasi 8 miliardi, siamo molto sociali, no? Fatichiamo a stare lontani, vedete, questa distanza interpersonale di 1 metro già ci costa, e ci trasferiamo da un posto all'altro della Terra a velocità pazzesche. Cioè, io virus evolvo in un mercato del sud-est asiatico della Cina, salgo su un aereo, dopo qualche ora mi trovo in Europa, no? Quindi pensate la condizione perfetta, ma le cause di questa pandemia sono ambientali, vanno ricercate nel consumo di fauna selvatica, nella deforestazione, nel cambiamento climatico e così via. E questo è un elemento importante. Mentre noi eravamo chiusi in lockdown nelle nostre case, gli animali hanno piano piano riconquistato spazi, loro negati dalla nostra presenza, no? C'è qualcuno che scherzosamente ha chiamato questa fase di antropausa, no? Perché gli animali effettivamente, dove non c'è l'uomo, riescono a riconquistare gli spazi, ma l'abbiamo visto anche a casa nostra, noi abbiamo avuto verdesche nel golfo di Pozzuoli, nel porto di Pozzuoli, quindi situazioni veramente mai viste prima. E questo ci racconta qualcosa, ci racconta che noi siamo una specie ingombrante, che quando facciamo un passo indietro la natura prova effettivamente a riconquistare spazi prima negati. Le città, gli ambienti urbani, sono condizioni particolarissime rispetto alla possibilità che la fauna abbia di penetrare. Agiscono, come si dice, come veri e propri filtri ambientali.
le condizioni ecologiche che noi poniamo all'interno di una città che è un ecosistema eterotrofo, strano, molto particolare da un punto di vista ecologico, sono tali che pochi riescono a superare la barriera rappresentata da queste nuove condizioni e conquistare un ambiente in maniera opportunistica. Molte altre specie non ce la fanno, quindi c'è un'azione di filtro. In ecologia si parla proprio di filtri ambientali riferendosi a queste condizioni. E ci sono, come al solito, dei vincitori e dei perdenti. Noi avete sentito delle storie di vincitori finora, no? A partire dal cinghiale, veramente primo posto sul podio in assoluto, no? Prima si parlava di scoiattoli, questo è uno scoiattolo grigio nordamericano, una di quelle specie che purtroppo creano molti problemi, abbiamo parlato prima, no? Di competizione con lo scoiattolo rosso, animali tra l'altro molto complicati anche da un punto di vista gestionale, perché sono fuffosi e carini, cioè voi potete schiacciare una blatta, far crepare un ratto con un rodenticida, ma siccome questo sembra un peluche, l'idea di tirargli il collo è una bestemmia, no? Quindi siamo antropologicamente molto strani rispetto al problema di gestione della fauna, e questi sono i vincitori, sono quelli che sono geneticamente attrezzati a fare i conti con un ambiente che cambia. Questo è un altro vincitore, vedete, uno storno di Tristram, qui siamo in Israele, nel mezzo del deserto del Negev, ma c'è un piccolo insediamento urbano con le fontanine e questi vanno a bere alle fontanine. Pensate che significa imparare a usare una fontana nel deserto, no? Quindi, storie di vincitori. Se vogliamo stare più vicini a casa nostra, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, Villetta Barrea, questo è un cervo che cammina tranquillamente, placidamente all'interno delle aree urbane. E mica è scemo, lì i lupi non se lo vanno a prendere, quindi sa benissimo che quella condizione è una condizione protettiva, ok? È un fenomeno che si, tra l'altro, verifica un po' in tutto il mondo con tante specie di potenziali prede. Però a fronte di questi pochi vincitori che ci colpiscono perché ci arrivano praticamente sull'uscio di casa nostra, ci sono poi i losers, i perdenti. Le aree urbane avanzano e tante specie spariscono perché gli ambienti naturali di cui queste specie hanno bisogno vengono rapidamente erosi e frammentati dall'avanzare dell'urbano. Oggi l'ecologia della fauna urbana è un argomento di grande importanza perché noi facciamo i conti con componenti faunistiche che stanno dentro le città e che ci possono sicuramente fornire dei servizi ecosistemici, oggi ne parleremo, cioè farci dei favori dal punto di vista ecologico, ma anche creare dei disservizi. Il conflitto, no? L'interazione con l'uomo può risultare in situazioni di tipo conflittuale. Prendete i cinghiali, giusto per ritornare a quello che diciamo. Quindi c'è bisogno di ricerca, c'è bisogno di gestione. Non potete fare una gestione intelligente se non è una gestione informata. Quindi c'è bisogno di gente come noi che lavora per capire un pochino come funziona il mondo e spiegare a chi gestisce quali dovrebbero essere le scelte migliori. Molto spesso chi gestisce se ne frega, ma questo è un altro discorso. Ok, allora torniamo ai pipistrelli, animali di cui mi occupo ormai da tanti anni. Vi dicevo prima, oltre 1400 specie, grande capacità di conquistare gli ambienti più disparati, lo vedremo fra un attimo, mammiferi molto sui generis, mammifero di pochi grammi che vive più di 40 anni, record di longevità, Myodis branti 5 grammi, ve lo mettete nel taschino, 41 anni accertati, quindi siete di fronte a una longevità pazzesca, capacità di spostarsi attivamente su distanze anche lunghe perché hanno conquistato la terza dimensione, mica poco, se qualcuno ti vuole mangiare tu sai volare, hai una bella marcia in più, no? Gli uccelli ce lo insegnano, altro gruppo enormemente adattato. E come hanno fatto a conquistare il volo? L'hanno fatto sviluppando uno scheletro che è una modifica della nostra mano sostanzialmente. Se voi immaginate di prolungare le ossa del palmo della mano e delle dita, ottenete una struttura raggiera che sostiene un doppio strato cutaneo, ok? Cosiddetto patagio. Qua vedete delle ali, potremmo parlare a lunghissimo delle ali, vi risparmierò questa cosa. Ma vi ricordo che i pipistrelli sono presenti un po' veramente in tutto il mondo, con l'eccezione dei ghiacci polari, li trovate ovunque, perché hanno questa grande flessibilità, grande capacità adattativa, che però nel momento in cui poi fai conti con l'uomo, vedremo che ha comunque dei problemi. Giusto per parlare di ambienti estremi, io lavoro da diversi anni in questo ambiente, il deserto del Negev in Israele, e vi assicuro che voi entrate in questi ambienti, vi guardate intorno e pensate di non trovarci vita, e a buio fatto arrivano i pipistrelli, no? Che magari mangiano intorno all'unico albero presente nel mezzo del nulla, o vengono a centinaia a bere con una pozza di
un metro e mezzo quadrato, insieme con gli israeliani che ci fanno il bagno. Gli israeliani appena vedono un po' d'acqua nel deserto ci fanno il bagno. Quindi, personalmente assistito a pipistrelli che bevevano mentre la gente faceva il bagno in una pozza poco più grande del doppio di questo tavolo. Questo è un ciclo da pipistrelli delle regioni temperate, ve lo riassumo, sostanzialmente avete un'alternanza tra una fase riproduttiva e una fase letargica di ibernazione. Sono animali piccoli e dalle nostre parti insettivori, in giro per il mondo i pipistrelli mangiano di tutto, quindi mangiano foglie, fiori, frutta, nettare, polline, pesci, rane, topi, altri pipistrelli. Tre specie sulle 1400 si nutrono di sangue, sono ematofaghe, le trovate in America Latina. Io dico sempre, tre sono su 1400 sono poche per infangare il nome di un'intera categoria, no? Quindi il mito del pipistrello che succede al sangue, scordiamoci, a casa nostra mangiano insetti con un paio di eccezioni interessanti di cui potremo poi parlare, però mangiano tutte insetti sostanzialmente. Bene, allora in questo ciclo biologico cosa succede? Quando affronti l'inverno, fa troppo freddo per trovare da mangiare in giro, a quel punto molto meglio mettere al minimo il motore del tuo metabolismo, risparmiare energia e passare in quiescenza una fase più o meno lunga, che può essere giorni, anche settimane, in una fase di inattività, che è il letargo. Allora la gente ti dice, normale, per beati loro che possono dormire settimane. In realtà non è così, se tu sei in letargo, sei in una condizione fisiologica molto particolare, il metabolismo si rallenta tantissimo, il cuore batte pochissimo, soprattutto la tua temperatura corporea raggiunge il livello dell'ambiente circostante, in quelle condizioni il tuo cervello non può dormire, quindi tu ti devi svegliare dal letargo per addormentarti. Sembra un paradosso, ma è così. Questo è il periodo in cui risparmiano energia e sopravvivono grazie al grasso accumulato nella bella stagione. Dopodiché, nella fase primaverile si riattivano e le femmine partoriscono i cuccioli. Ne fanno uno all'anno, alcune specie riescono a farne due. Prima, nel caso del cinghiale, parlavamo di prolificità, vedremo che poi nelle specie urbane di pipistrelli questo ha un significato. E allora voi vi chiedete quando si saranno accoppiati. Molto tempo prima, fine estate, qualche volta anche svegliandosi durante l'ibernazione, i maschi a volte si accoppiano con le femmine ancora torpide, diciamo, lasciando poco spazio alla scelta femminile, come potrete capire. Ma la cosa interessante è che poi dall'accoppiamento alla fecondazione intercorrono diversi mesi, perché solo quando la femmina esce dal letargo, ovula, e intanto gli spermatozoi sono stati ritenuti nelle vie genitali femminili, quindi può avvenire la fecondazione in quel momento. È un meccanismo fantastico per sincronizzare lo sviluppo embrionale con la disponibilità alimentare. Si formano queste grandi colonie, nasseri, in cui i pipistrelli partoriscono e in un mese mamma pipistrello ha il problema molto serio di far crescere il suo cucciolo fino a farlo diventare grande quanto lei. Immaginate una femmina della nostra specie che in un mese debba tirar su un ragazzo di 60-70 kg, no? Quindi è un impegno metabolico mostruoso, per cui questi animali devono a volte mangiare in una notte fino al 150% del loro peso corporeo in insetti. Sono gli insetticidi naturali portentosi. E quindi parte il discorso sui servizi ecosistemici. In questo ciclo c'è un'alternanza di utilizzo di rifugi di tipo diverso: ibernazione, riproduzione, hanno caratteristiche differenti, possono essere grotte, possono essere edifici, possono essere alberi. Non mi dilungo molto su questo perché avrei bisogno di un discorso a parte, diciamo, mi prenderebbe molto tempo, ma se avete curiosità ci possiamo tornare. Allora, essere pipistrelli è pericoloso. È pericoloso sì, perché è vero, è un gruppo diverso, adattabile e così via, ma riutilizzo la parolina magica che si è usata prima, sono specie K-selezionate, come si dice in maniera un po' manualistica, no? Cioè fanno pochi figli, hanno cure parentali prolungate, hanno una vita lunga. Queste strategie sono fantastiche se tu vivi in un ambiente costante nel tempo, e allora tu ti specializzi, fai pochi figli, li porti a maturità e gli affidi il mondo, nonché i tuoi geni. Ma se sei in un ambiente mutevole, fortemente variabile, devi fare i conti con questa variabilità, hai un problema molto serio se sei K-selezionato. È il problema dei pipistrelli, il fatto per esempio di non riuscire a far fronte alla variazione ambientale, il fatto di non mettere al mondo una cucciolate geneticamente diverse e numerose in maniera tale che almeno alcuni ce la facciano. Sarebbe una strategia R che loro non hanno. Quindi non sono topi con le ali. Vita lunga, riproduzione lenta, un piccolo all'anno. Sono anche molto gregari, questo è importante, a volte hai colonie di migliaia di animali, decine di migliaia di animali. Le colonie di Bracken Caves in Texas, di molossi americani,
lì parlate di milioni di individui in un solo sito. Allora è chiaro che se c'è un problema, immaginate un'epidemia, la distruzione di un rifugio e così via, ti giochi un pezzo della popolazione anche importante. Ok, tra l'altro sono predatori di insetti, sono in alto nelle reti trofiche, voi sapete benissimo che quando mangi in alto sei naturalmente più raro e sei più a rischio, per esempio, di problemi di biomagnificazione, di concentrazione di inquinanti, di metalli pesanti, di pesticidi soprattutto, nel loro caso, e così via. Quindi sono specie a rischio, ve la faccio molto breve, questo è un articolo che è stato pubblicato poco tempo fa che mostra come il 15% delle specie di pipistrelli sia classificato come a rischio dalla IUCN, il 18% sia data deficient, cioè non abbiamo dati a sufficienza per classificarne lo stato di rischio. Allora un lettore disattento dovrebbe dire, vabbè, questi non hanno problemi, no, magari stanno inguaiati, solo che tu non lo sai, perché nessuno ha fatto una valutazione sufficiente, non ci sono dati a sufficienza. E il 57% delle specie ha trend demografici che noi semplicemente non conosciamo. Spesso in quelli che conosciamo notiamo dei problemi. Allora, io a lungo mi sono occupato di specie a rischio, delle molte specie a rischio di pipistrelli. Questo è il barbastello, credo sia l'incarnazione di Batman, un piccolo supereroe di 8-9 grammi, a cui sono particolarmente affezionato, che è una specie che vive soprattutto nei boschi maturi, utilizzando gli alberi morti, no? Questa tara aziendale dell'azienda Bosco, che per anni noi abbiamo rimosso pensando che fosse inutile, in realtà è un elemento strutturale, un habitat fondamentale all'interno dei boschi, perché ospita tante specie, fra cui per esempio questa. Questa è una specie che vive all'interno delle cavità di desquamazione dei faggi morti. Tu hai un pezzettino di corteccia staccato, ci guardi sotto e ce ne trovi 10, ti guardano dall'alto, ok? Ha bisogno dell'albero giusto, ha bisogno della cavità giusta, dell'esposizione giusta, ha bisogno anche del tipo di bosco giusto. E quindi ha una serie di problemi di struttura dell'habitat multiscalare, cioè una serie di esigenze ambientali dimensionalmente diverse che dovrebbero essere rispettate. Questo crea un gran problema di gestione, ovviamente, non puoi intervenire solo sull'albero o solo sulla cavità o solo sul tipo di bosco e così via. Allora, in questi giorni, forse vi sarà capitato di vedere su Repubblica che ci ha onorati, diciamo, in un articolo su questo studio che abbiamo appena ultimato. Questo è Plecotus sardus, l'unico endemismo italiano fra i pipistrelli, è uno dei pochi endemismi europei tra i pipistrelli, e ce lo stiamo perdendo allegramente perché sfortunatamente, ve lo mostra il grafico alla mia destra, la popolazione stimata intorno al 2005, 900 e passa individui, oggi è intorno ai 300 individui, ok? Nel giro di una quindicina d'anni questa popolazione si è ridotta a un terzo di quella che conoscevamo. Considerate che questa specie è stata descritta agli inizi degli anni 2000, cioè noi abbiamo imparato che esisteva una specie orgoglio italiano e sardo e ce la stiamo giocando con gli incendi, col cambiamento climatico, perché il tipo di analisi che abbiamo fatto, appunto, andate a guardare una relazione fra il calo della demografia e i fattori ambientali, quello che è venuto fuori sostanzialmente, ve lo riassumo brevemente, le aree incendiate ti spiegano molto del trend, quindi gli incendi che hanno devastato la Sardegna anche quest'anno, lo sapete meglio di me, le precipitazioni annuali, fortemente legate al clima, e soprattutto le ondate di calore, questi giorni caldi con temperature superiori ai 35 gradi, che noi abbiamo classificato e correlato con la demografia. Quindi cambiamento climatico e incendi, e gli incendi sono anche correlati al cambiamento climatico, come sapete, ci stanno facendo perdere questa specie. Se non facciamo qualcosa oggi, la perderemo in pochissimi decenni, questo è sicuro. Ok, aree urbane e pipistrelli. La maggioranza delle specie presenti nelle aree urbane, ha delle caratteristiche molto particolari e tutto sommato poche specie di pipistrelli, ve lo mostrerò tra un po', riescono a entrare nell'urbano e inserirvisi con successo. Uno dei problemi che i pipistrelli affrontano è l'inquinamento luminoso. Perché i pipistrelli vivono al buio e di notte? L'ipotesi più accreditata è che lo facciano per evitare la predazione da parte dei, per esempio, rapaci diurni, ok? Abbiamo una serie di evidenze indirette che questo sia il caso. E quindi per loro, mentre noi siamo bestie diurne, siamo tranquillizzati dall'illuminazione artificiale, no? Voi mica andreste in una strada buia da soli di notte,
non sia mai, ci andiamo in ansia, al pipistrello l'ansia la crea un lampione. Perché lampione significa rischio di predazione. Se sono illuminato posso essere mangiato. E allora divento lucifugo e notturno. È il motivo per cui questi animali sono allontanati immediatamente, direi, dalla presenza di luci artificiali, con poche eccezioni di cui tornerò a parlarvi. Questa è la mia tesi, parte della mia tesi dottorato, quindi parliamo anche qua del Paleozoico. Studiamo in provincia di Benevento Rinolofo Euriale, questo bellissimo rinolofide, e questi animali facevano dei giri pazzeschi per evitarsi le aree urbane, perché gli faceva schifo la luce sostanzialmente. Questo era l'elemento di più forte repulsione. Ovviamente non è facile mangiare in città, non è che ci sia tantissimo da mangiare, soprattutto in termini di diversità delle prede, e quindi se volete immaginare un trend di fitness potenziale, no? Quindi capacità per esempio di riprodursi e di affermare i propri geni, di specie differenti all'interno della città, potete immaginare dei pattern diversi. E vedete che c'è chi è tollerante come A, per cui lungo un gradiente di urbanizzazione non cambia la sua fitness, c'è chi cala, il caso B, c'è chi si trova bene un po' in situazioni intermedie, no? Quindi una scarsa urbanizzazione, è il caso C, e poi c'è chi proprio un exploiter di successo e vi fa un aumento di fitness come nel caso del grafico D. Quanti pipistrelli vivono nelle aree urbane? Questo è un paper che abbiamo pubblicato qualche anno fa su Ecology Letters e andiamo a guardare in generale le caratteristiche dei mammiferi urbani. Quello che viene fuori è che il gruppo più numeroso nelle aree urbane in giro per il mondo è rappresentato dai pipistrelli, 80 specie circa. Che vi sembra tantissimo, a fronte di 1400 resta molto poco. L'identikit di questi antropofili è abbastanza ben delineato, certe caratteristiche, per esempio un'ala allungata che permetta un volo energeticamente efficiente e anche un cervello di dimensioni maggiori, pare siano elementi caratteristici delle specie che hanno più successo in città. Le dimensioni encefaliche maggiori vi raccontano anche di capacità cognitive particolari e della capacità di fare i conti con un ambiente mutevole e estremo per certi versi come quello delle città. Ovviamente a molte specie l'urbano non piace, questa è un'analisi fatta per il centro-sud per una serie di siti e quello che dimostra che all'aumentare dell'area urbana voi avete un crollo della diversità in specie. Se qua fuori abbiamo un paio di specie di pipistrelli, se andate alle porte di Piscassero lì ne trovate una ventina. Peraltro questo vi dice anche che i pipistrelli sono dei fantastici indicatori ecologici, perché la diversità vi racconta molto della qualità ambientale. Ovviamente anche nell'urbano, c'è urbano e urbano. Il lavoro che abbiamo pubblicato qualche anno fa mostra come, ad esempio, i laghetti urbani di Roma siano più o meno utilizzati dai pipistrelli in relazione alla quantità di bosco circostante. Quindi, se introducete nei paesaggi urbani degli elementi di naturalità, riuscite a sostenere queste specie avendo una maggiore diversità, una maggiore attività e così via. In città si vive bene? Ma insomma, luci ed ombre. Per esempio, uno potrebbe dire non rischi per i predatori, ma non è proprio così perché in città i predatori ce li abbiamo. Un predatore di pipistrelli pericoloso nelle aree urbane è il gatto domestico. Sapete, c'è una grande polemica, no, relativamente ai gatti domestici lasciati liberi. Alcuni identificano la condizione libera del gatto la condizione ideale, trascurando il fatto che il gatto viene investito, si prende malattie, viene massacrato da altri gatti e soprattutto ha un impatto sulla fauna molto importante. Io sono catofilo, adoro i gatti, il mio gatto è un gatto da divano, quindi praticamente mi sta vicino mentre scrivo gli articoli e non fa altro. E i gatti dovrebbero fare quello, non entrare in natura, perché se entrano in natura fanno i gatti, cioè sono dei predatori strepitosi. Questo è un lavoro che abbiamo fatto un po' di tempo fa al Parco Nazionale d'Abruzzo, su una grande colonia di rinolofo maggiore, abbiamo messo le trappole fotografiche all'interno e abbiamo fotografato gatti che se ne andavano in giro a aspettare che i piccoli cadessero per mangiarseli, poi abbiamo trovato resti di pipistrello nelle feci e così via. Quindi insomma la predazione sui pipistrelli è un fatto assodato. Dicevo che i pipistrelli odiano la luce. Esperimenti che noi abbiamo fatto sia nel deserto sia nelle aree forestali hanno per esempio dimostrato molto chiaramente che se voi illuminate un sito in cui i pipistrelli vanno a bere, loro bevono in volo, come le rondini per intenderci, quindi passano a pelo d'acqua, si prendono una boccata d'acqua e se ne vanno. Se voi illuminate queste superfici, li mandate completamente in panico. Molte specie se ne andranno semplicemente. E se fate un esperimento di questo tipo su un fiume,
con l'eccezione di alcune specie, altre che sono più legate agli ambienti naturali, tenderanno a non attraversare le aree illuminate, che è un paradosso: se tu accendi le luci, aumenti la densità di prede. Quindi c'è più da mangiare, ma loro in un posto così pericoloso semplicemente non ci vanno, ok? Altra cosa che abbiamo fatto, sperimentare l'effetto del suono. Vi sto proprio riassumendo al massimo questi studi. Questo è un lavoro fatto da altri, da colleghi inglesi, che hanno dimostrato come il suono del traffico di autoveicolare sia un disturbo per i pipistrelli, avete un calo di attività. Noi abbiamo fatto un tipo di esperimento differente nel deserto del Negev, in aree limitrofe. Abbiamo usato musica pop israeliana e l'abbiamo fatta sentire ai pipistrelli. Devo dire che non misuravate immediatamente una sparizione degli animali, ma nel corso del tempo abbiamo visto un trend negativo. Invece siamo stati presi molto male da operai, per esempio, che lavoravano nella zona, cercavano di dormire, poverini, e noi sparavamo con questo enorme altoparlante, un loop che non finiva mai di frammenti di musica pop israeliana. Vi assicuro che pure noi siamo usciti in condizioni psichiche abbastanza precarie da questa cosa. Ok, quindi, molte specie non ce la fanno a fare i conti con l'uomo, alcune sì. Vediamole. Tutti voi avrete avuto esperienza di colonie di pipistrelli negli edifici. Alla mia destra, giusto per non confondersi, vedete edifici a Roma, il quartiere africano di Roma, si chiama così. Qui c'era una grande colonia di Tadarida teniotis, di molosso di cestoni. Qui vedete altre situazioni, quella è un rudere nel Parco Nazionale del Cilento, con questa colonia enorme. Insomma, ci sono certe specie di pipistrelli che quando trovano gli edifici li trovano un po' una reminiscenza delle situazioni naturali in cui si sono evolute, per esempio le grotte, e quindi riescono a colonizzare queste situazioni. Poche specie, non tantissime, ma anche di buon interesse conservazionistico. Li trovate in una serie di situazioni, intercapedini fra i mattoni, cantine, attici, tegole, grondaie, chi più ne ha più ne metta, insomma. Ok, qua vedete di Myotis daubentoni infilati nelle intercapedini fra i mattoni. E una cosa interessante di questi antropofili di successo, di queste specie che riescono, poche per la verità, a fare i conti con l'uomo avendo successo, è ad esempio la capacità di tollerare le temperature alte. Al Parco Nazionale del Vesuvio noi abbiamo fatto un lavoro di radiotracking su Ipsucosavi, sul pipistrello di Savia, è una delle specie che trovate spesso negli ambienti urbani. Fare radiotracking non è come farlo sul cinghiale. Il cinghiale si può mettere un bel collare. Su un animaletto del genere ci devi mettere un trasmettitore che pesa 0,3 grammi e che ti dà 2 settimane di informazioni. Però questo trasmettitore ci dava informazioni anche sulla temperatura corporea, superficiale dell'animale. E questi animaletti, sotto le grondaie, nei comuni del parco, avevano temperature corporee che superavano i 41-42 gradi, riuscivano a tollerare situazioni di ipertermia che avrebbero fatto fuori molti altri mammiferi. E probabilmente uno dei motivi per cui stanno tutto sommato facendo bene in uno scenario di cambiamento climatico. Pipistrello albolimbato, quello che vedete normalmente in caccia sotto i lampioni nelle città, molto frequente, questo negli ultimi decenni ha aumentato l'areolo europeo di oltre il 400%, e noi abbiamo dimostrato che il fattore dominante che li favorisce è il cambiamento climatico. Loro semplicemente seguono il fronte caldo che avanza. Pochi termofili e winner, diciamo, nel quadro di cui parlavamo prima. Questo è uno studio a cui sono particolarmente affezionato, che abbiamo pubblicato un po' di anni fa, sempre sul pipistrello albolimbato. Rimarca anche un po' l'importanza dei musei scientifici. Il Museo La Specola di Firenze ha una bellissima collezione di pipistrelli. Noi abbiamo potuto misurare le dimensioni corporee e dei crani di una serie storica importante di pipistrelli, dall'Ottocento a oggi, appartenente a questa specie, al pipistrello albolimbato. Quello che viene fuori, divertentissimo, è che nel dopoguerra il cranio di questi animali aumenta dimensionalmente. Abbiamo giocato con diverse variabili e quella che ci spiegava meglio questo pattern è l'illuminazione artificiale. Quando si accendono le luci in giro per l'Italia, a questi cresce la testa, perdonatemi proprio la trivialità con cui l'ho raccontata. Ovviamente, selezione naturale in atto e così via, immaginatevi gli scenari possibili. Ma che è successo? È successa una cosa probabilmente molto intrigante. Quando i pipistrelli si evolvono, lo fanno in un mondo di insetti sordi. Io caccio emettendo ultrasuoni, ma chi se ne frega, la mia preda è sorda.
ti urlo ultrasoni in faccia, tu non mi senti, io ti mangio. A un certo punto l'evoluzione si è inventata ripetutamente in diversi gruppi di insetti, ma soprattutto nelle falene, in certi gruppi di falene, gli organi timpanici che sono sensibili agli ultrasuoni. Arriva il pipistrello che urla, la preda si lascia cadere, oppure fa un loop, una manovra evasiva e così via, si scansa il predatore. C'è però una cosa che succede. Avete mai visto le falene che impazziscono sotto i lampioni? Sono stregate dai lampioni. E uno degli effetti collaterali sulle falene della luce artificiale è che la luce artificiale paralizza o perlomeno fa diminuire molto questo meccanismo antipredatorio. Allora, se io sono uno che urla ultrasuoni in un certo ambiente naturale, non mangio una falena che mi ascolta, che mi sente. Mentre invece, se la vado a catturare sotto la luce, quella poveraccia è bloccata dalla luce artificiale e io me la mangio, ok? Però se ti vuoi mangiare una falena e in madre natura ti ha fatto evolvere un cranio piccolo perché hai sempre mangiato insetti delle dimensioni di una zanzara, puoi fare poche cose. Una delle cose che puoi fare è aumentare la dimensione del cranio, perché questo ti aiuterà a manipolare la preda e ingerirla. Quindi probabilmente quello che è successo è stato un tracking evolutivo proprio della dimensione delle prede, che a un certo punto si sono rese disponibili, miracolo, falene che si fanno mangiare sotto le luci artificiali. Ma questo lo può fare il pipistrello albolimbato e pochissimi altri che hanno meno paura delle luci. Se gli accendete una luce fuori a un rifugio se ne vanno. Però loro sono capaci di attraversare il cono di luce di un lampione per il breve tempo necessario a catturare una preda. Quali sono i risvolti energetici di questa nuova abitudine, mangiare in ristoranti illuminati? Lavoro fresco fresco, pubblicato credo quest'anno, radio tracking su pipistrello nano e pipistrello albolimbato, siamo nei comuni del Parco d'Abruzzo, ma comunque siamo un'area urbanizzata, quello che è venuto fuori è che più frequentemente un pipistrello mangia sotto i lampioni, meno tempo durante la notte spende per mangiare, perché si riempie la pancia molto rapidamente e quindi deve andarsene meno in giro a cercare da mangiare. Quindi se tu sei un opportunista capace di fare i conti con l'illuminazione artificiale, hai un vantaggio energetico notevole. Vantaggio che poi hanno dimostrato anche i nostri modelli, abbiamo fatto un po' i modelli di distribuzione tipo quelli che avete visto per altre specie prima, e abbiamo dimostrato come questi animali siano fortemente favoriti dalla presenza dell'illuminazione artificiale. Uno dei nostri layer ambientali era proprio la presenza di lampioni nella nostra area di studio. Quali sono i vantaggi in termini di fitness? Beh, i vantaggi ci sono. Un po' di anni fa noi abbiamo trovato, per esempio, che i pipistrelli che vivono in città, appartenenti alla specie pipistrello scuri, quindi pipistrello albolimbato, riescono a partorire prima rispetto alla loro controparte più naturale, chiamiamola così, e riescono anche ad avere delle cucciolate più grandi. Quindi c'è un vantaggio per cui questi animali spesso fanno due piccoli. Quindi c'è un vantaggio riproduttivo importante legato al vivere in città. Allora, perché ci dovrebbe piacere avere dei pipistrelli in città? I pipistrelli sono dei fornitori di servizi ecosistemici importanti. Questo è uno studio di un po' di anni fa pubblicato su Science da colleghi statunitensi che dimostrava come l'attività insetticida dei pipistrelli nelle grandi coltivazioni statunitensi valga alcuni punti di prodotto interno lordo, qualche miliardo di dollari all'anno. Ok? Quello che tu spenderesti in pesticidi, direttamente o indirettamente, che i pipistrelli ti fanno risparmiare. Noi adesso abbiamo in stampa, su un volume dedicato ai pipistrelli urbani, un lavoro che parla di servizi ecosistemici dei pipistrelli. Vedete, nel caso A, un pipistrello che caccia insetti, quindi pensate all'attività insetticida in città, che è molto sottostimata, non sappiamo quanto valga, ma sicuramente è importante, e anche i correlati, come dire, igienico-sanitari, no? Il fatto cioè che le zanzare possono essere portatrici di patologie importanti, per esempio, in certe aree del mondo, il fatto che ci siano dei predatori è sicuramente molto importante anche per la salute umana. Avete pipistrelli che impollinano piante, che disperdono semi delle piante, qua siamo ai tropici essenzialmente, ma servizi ecosistemici potenzialmente importanti anche nelle aree urbane, e poi c'è l'ecoturismo legato ai pipistrelli. Quello è un ponte famoso che si trova nella città di Austin, in Texas, da cui c'è questa emergenza spettacolare di Tadarida brasiliensis, e ci vanno un sacco di turisti a vedere i pipistrelli in uscita, quindi c'è un indotto economico legato alla presenza di questi animali. Abbiamo fatto un po' i conti con gli insetti mangiati dai pipistrelli e quello che viene fuori è che molte delle specie mangiate nelle aree urbane sono un problema per l'uomo, perché sono delle peste agricole, perché trasmettono malattie, perché sono semplicemente fastidiosi, oppure perché attaccano i prodotti conservati, no? E quindi sicuramente c'è un'azione
di servizi ecosistemici forniti ai pipistrelli in area urbana importante almeno quanto quella registrata in altri ambienti, ma molto meno studiata. Quindi in conclusione, capire la sinantropia, la condizione per cui certe specie ce la fanno e altre no, è un problema ecologicamente molto intrigante. Come avete visto sono tantissimi risvolti e vi assicuro, io vengo da una tradizione di studio di specie minacciate, quelle sfigate, quelle che non ce la fanno, che trovi nell'ultimo angolo del mondo e sta per sparire, ma tutto sommato l'esercizio di lavorare su specie apparentemente meno a rischio è accademicamente ed ecologicamente molto interessante, molto stimolante. Ma faccio un discorso di importanza per i servizi ecosistemici, questo ve l'ho raccontato, che non va ignorato, e in alcuni casi c'è un discorso di conflitto anche per i pipistrelli, no? Cioè chi ha la colonia di pipistrelli in casa ne è magari terrorizzato, anche se potrebbe tranquillamente coesistere con i pipistrelli, quindi la mitigazione del conflitto passa anche attraverso una migliore comprensione del rapporto fra uomo e pipistrelli nelle aree urbane. E poi c'è una cosa importante, se voi volete fare biologia della conservazione e continuate a studiare solo le specie a rischio, state commettendo un enorme errore di prospettiva, no? Se tu sei uno che nella vita non riesce a fare nulla, magari guardando la storia personale di chi invece si è affermato, riesci a carpire qualche segreto. È un po' la stessa cosa, se io studio l'ecologia di un vincitore, probabilmente potrò identificare meglio i fattori ambientali e comportamentali sui quali intervenire per poter rendere un perdente un po' meno perdente. Ok, e qua finisco la mia chiacchierata e vi ringrazio per l'attenzione. Sono finito esattamente all'ora che abbiamo fatto. Dimmi. Allora, devo dire, non so se avete sentito la domanda, ok, ve la ripeto, l'attenzione per i pipistrelli è relativamente più bassa in Italia che in altri paesi. Giuseppe faceva riferimento alla Gran Bretagna, io dico sempre che la Gran Bretagna è un outlier, non usatela mai come comparazione, perché io ho imparato a inanellare i pipistrelli da uno che di mestiere lavava i vetri e nel weekend aiutava i ricercatori. Cioè, siete di fronte a una condizione culturalmente non paragonabile alla nostra. Ciò detto, quando io ho iniziato a fare questo lavoro, mi ricordo, succedeva sempre questo, mi chiedevano, tu che mestiere fai? Lo zoologo, che bello, che studi, pipistrelli, che schifo, no? Nel corso degli anni questa cosa è un po' cambiata, nel senso che la gente ha preso sempre più consapevolezza del fatto che un animale diverso da noi può essere comunque importante da rispettare e così via. E ci sono state campagne di grande successo, come quella del Museo di Storia Naturale di Firenze, il pipistrello per amico, in cui la gente ha cominciato ad andare alle coop a comprare le bat box, le metteva in giro e così via. Ovviamente vendere un prodotto fatto di pataggio, orecchie grandi, foglie nasali e così via dal punto di vista conservazionistico è meno facile che vendere l'animale fuffoso. Per cui prima sentivo di sterilizzazione della nutria, per la quale per esempio esistono anche ottime ricette, quindi c'è una cultura gastronomica legata alla nutria, sono serissimo, perché è un mammifero più tipico e quindi muove più gli animi. Invece magari un animale che non solo non è problematico, ma è fondamentale per il funzionamento ecosistemico, come un pipistrello, prende meno il cuore della gente. I pipistrelli li ami con la ragione, più che con l'istinto, no? Quindi è anche un nostro compito raccontarli in maniera efficace per far capire alla gente che sono importanti. Ciò detto, c'è stato un miglioramento notevole della consapevolezza della gente, non è quello che noi adoriamo. Ci siamo molto preoccupati col Covid, perché ho detto ok, è arrivato Dracula in versione virologica praticamente, quindi ci risiamo con una nuova leggenda. SARS-CoV-2 non è presente nei pipistrelli, ok? Ci sono molte ricerche in giro per il mondo, anche noi abbiamo monitoraggi di questo tipo e c'è zero presenza del virus. Che un suo precursore o un suo parente più o meno stretto fosse presente nei pipistrelli, ma questo non ci sorprende, i virus hanno la loro storia evolutiva anche molto rapida e se ripercorrete a ritroso la loro storia arrivate in una specie animale, diciamo. Ma i pipistrelli non c'entrano nulla, se non forse per il fatto che qualcuno in giro per il mondo se li mangia e non è un'abitudine molto sana, diciamo, per una serie di implicazioni.
Io ero molto preoccupato che la conservazione di pipistrelli avrebbe pagato un prezzo alto a seguito del bombardamento mediatico, però vi devo dire che la gente è molto più innamorata delle teorie complottiste che non dell'idea che un pipistrello sia stato mangiato. Per cui tutto sommato, in questo mondo di microchip, no, pipistrelli sono stati relativamente lasciati tranquilli, nonostante il Covid. Altre domande? Pipistrello? Gigante. Gigante. Sì. Ci sono diversi pipistrelli giganti. Le volpi volanti. Quello, capito a che specie ti riferisci? È un pteropus. Non ho studiato proprio quello, ho lavorato su altri pteropus, questo sì, proprio all'inizio della mia carriera. Sono le volpi volanti, sono presenti in area paleotropicale e sono quelli che la gente riesce a. Ad amare un po' di. Vedete che quando vi parlo, che vogliamo parlare bene di pipistrelli, mica vi mettono un rinolofide, la foto è sempre quella di una volpe volante, magari con la copertina, no? Quelle raccolte in Australia, colpite dall'overeating, con la copertina, un cucciolone, sembra una volpe, quindi lì va tutto bene. Non ho mai lavorato su quelli, ma sono degli animali straordinari, come tutti i pipistrelli. Sì. Adesso quello aiuta ad avvicinare gli pistrelli, però ovviamente sappiamo che può disturbare perché magari ci sono milioni di persone di flash. Chiaro. Quindi la mia domanda è, in modo brutale, meglio sacrificare quelli in modo che gli pistrelli si avvicinino a questo animale, oppure quei posti devono essere comunque isolati per poter fare quello che vuoi? Allora, hai posto la grande domanda relativa all'ecoturismo. La gente rompe le scatole, allora è meglio avere un po' di rompiscatole, ma la gente poi capisce che gli animali sono importanti, oppure, no? Nel caso dei pipistrelli, come negli altri casi, tu puoi fare un turismo responsabile, quindi se il turismo viene gestito in maniera adeguata, la gente se ne sta tranquilla, a distanza opportuna, e questo tipo di attenzione viene opportunamente gestita, allora non avrai problemi. Noi l'abbiamo fatto nel nostro piccolissimo con esperimento al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e devo dire che epoca pre-Covid andava molto bene, la gente stava a distanza, osservava questa uscita di 700 rinolofi maggiori da un rifugio, gli davamo dei piccoli bad detector, sentivamo la voce dei pipistrelli, quindi la gente saltava dall'emozione letteralmente, perché poi scopri un mondo che non conosci, è questione di farlo bene. Sì. E ha detto che la sua popolazione è molto in calo, ma noi umani non stiamo facendo nulla per aiutare la riproduzione di questo pipistrello. Di quella specie, zero. C'è una totale disattenzione conservazionistica e questa è una cosa che abbiamo denunciato molto fortemente. Stiamo continuando a bruciare l'isola, abbiamo 5 rifugi noti che sono edifici che dovrebbero essere acquistati per essere adeguatamente tutelati, ma in realtà gli succede di tutto. Qualcuno è andato a murare questi edifici. I ricercatori sardi hanno poi liberato gli edifici, ma hanno trovato animali morti, c'è stato un calo forte delle colonie, quindi stiamo facendo tutto il possibile per perderceli, quindi non solo non facciamo nulla per contrastare questa situazione, ma facciamo di tutto per portarla a compimento. Perdonami, c'era una domanda? Libera, stamattina. Io abito nei pressi di un parco comunale, la sera praticamente sono piena di pipistrelli. Parlando con un amico, ho pensato di mettere una casetta per pipistrelli sulle alture. Anche mi propose di regalarmi una rosetta egiziana, non so se si chiama così. È una pessima idea. Per non lo so, io tanti non motivi. Per il semplice fatto che uno non so se regalarmi un pipistrello in casa e due non so se il clima che abbiamo noi, va bene per tutti. Allora, se chiedete la mia personalissima opinione, in casa si tengono cani e gatti, non si tengono animali selvatici, dal mio punto di vista, non so se Mimmo è d'accordo con me, perché hanno una storia adattativa guidata dall'uomo che li rende adeguati al vostro salotto. Un rossetto egiziano, che io ho visto volare per decine di chilometri nel deserto, è un animale che dovrebbe stare nel deserto a volare per decine di chilometri. Purtroppo, siccome è una specie che crea conflitto in certe zone con l'agricoltura, perché va a mangiare i frutti, eccetera, e viene gestita molto male in certe regioni del mondo, c'è ancora questa pessima abitudine di vendere questi animali, ma io trovo semplicemente vergognoso avere dei pipistrelli a casa.
E poi ovviamente meglio la Bat Box. La Bat Box, cioè tu stai offrendo ospitalità ai pipistrelli autoctoni che magari ti mangeranno qualche zanzara, non è detto, ma potranno anche ricambiarti il favore. Avere un rossetto egiziano in casa è un esercizio, secondo me, del tutto inutile e controproducente. Quindi la metto la casetta. Sì, ma tu volevi usare il rossetto egiziano per le zanzare? Io ah. Amico, metti la Bat Box e dici al tuo amico che quando ti regalerà cioccolatini sarà benvenuto, altrimenti no. C'era un'altra domanda? Perdonatemi, io sto rispondendo alle domande, ma non conosco i vostri tempi, quindi non voglio... Dimmi. Una mezza riflessione sul fatto che probabilmente il fatto di non avvicinarsi alle luci del pregare, della maggioranza, sì. Sì, proprio perché magari sono specie K specifica, sono i costi benefici, sono più rischi... Sono tutti K selezionati i pipistrelli, quelli urbani sono un po' meno K degli altri, perdonami questa bestemmia, spero che non mi sentano alla site, ma insomma è una bestemmia ecologica, ma sono comunque specie che nell'ambito di una strategia vitale che è comunque riconducibile a un modello K hanno una marcetta in più, quanto basta per avvicinarsi un po' alle luci, ma la maggioranza li fai sparire quando accendi le luci, un effetto pazzesco. L'altra domanda era se sulla carriera ci sono stati degli studi che hanno visto l'impatto della speleologia in... Ok, mi fai una domanda molto sensibile. Ci sono miei colleghi estremamente duri sul fatto che gli speleologi vadano in grotta e disturbino. È come dire che i subacquei vanno a mare e rompono le scatole. È una visione un po' semplicistica. Ovviamente dipende molto dal modo con cui tu ti comporti. Devo dire che la sensibilità degli speleologi negli ultimi anni rispetto alla presenza di pipistrelli, che sono animali sensibili alla presenza umana, è molto migliorata e ovviamente in tanti casi l'unica segnalazione magari che ti arriva da una grotta impossibile è quella che ti danno gli speleo. Quindi io non solo penso che la speleologia possa essere resa compatibile se condotta in maniera adeguata, e questo passa anche attraverso una collaborazione fra ricercatori e speleologi, ma in alcuni casi possa essere anche funzionale alla conservazione. Come al solito è il modo con cui fai le cose che fa una gran differenza. Comunque, tra i pochi mammiferi che vanno in grotta ci sono i pipistrelli e gli speleologi, quindi insomma... La mia domanda è una domanda abbastanza di curiosità. Io devo dire, per esempio, che sembra recensire una popolazione di insidi che si ha conoscenza che deve essere stata molto densa, ma di condividi, solitamente si sceglie, diciamo, il più invernale, quando sono appunto lì accumulati, però questo è solo perché ci sono anche dei fattori esterni che bisogna considerare. Allora, dipende molto dal tipo di specie di cui parliamo. Ci sono alcune specie, per esempio quelle cavernicole, che possono essere censite facendo dei conteggi, e sì, si preferisce farlo andando una volta all'anno nel periodo più freddo dell'anno, normalmente a gennaio, quando hai le colonie ibernanti più grandi. Fai una foto e scappi, normalmente. Cioè non devi fare casino, non devi starci troppo tempo, altrimenti hai un impatto sulla popolazione. Poi ci sono anche altre modalità, ci sono i conteggi in emergenza dei rifugi estivi, quindi resti fuori dal rifugio e conti gli animali che escono. L'importante è avere una comparabilità, ma comunque è difficile contare queste specie. Pensate alle specie arboricole, i barbastelli di cui parlavo prima. Quelli stanno dentro le cavità degli alberi morti in un bosco, si spostano anche ogni giorno, tutti i giorni da un rifugio all'altro. Quindi contarli diventa un esercizio veramente impossibile, puoi fare delle stime. L'importante è avere una sistematicità nell'approccio che utilizzi in maniera tale da rendere i dati comparabili per avere dei trend. Allora, è una domanda riguardante il rapporto che hanno i pipistrelli con i rapaci notturni. In quanto io vengo dalla zona collinare, c'è stato un calo drastico degli avvistamenti in generale negli ultimi 10-15 anni. Negli ultimi 2 anni c'è stato un piccolo aumento, complice forse anche la pandemia, quindi magari le comuni di Marano non hanno e dopodiché c'è stato un aumento drastico delle civette, proprio cioè dei rapaci notturni in generale. Io non ho idea, però è pericoloso giocare con le correlazioni in biologia come anche in altri campi, nel senso che magari c'è un fattore ambientale alla base di tutti e due i parametri, ma non ti racconta un'interazione fra queste componenti. I rapaci notturni sono dei predatori di pipistrelli, almeno occasionalmente. Localmente possono specializzarsi. Io ricordo Marbagianni che aveva il nido all'ingresso di una grotta in Molise, noi aprimmo le borre e le borre erano fatte esclusivamente di crani di pipistrelli, quindi quello proprio
tutte le volte che uscivano se ne vedeva bene di sera, insomma. Però si tratta di una specializzazione locale. In generale i pistrelli non sono tanto mangiati, il loro problema principale resta l'uomo, sicuramente. Una domanda sui pistrelli arboricoli. Quanto riguarda la conservazione di questi individui, vengono anche attuati all'interno dei piani forestali, al di là di lasciare legna morta in piedi, alberi morti in piedi, proprio delle diciamo, interventi attivi sugli alberi per favorire le nicchie ecologiche per questi individui? Questa è una domanda da forestale. È una domanda da forestale. La risposta è si può fare, anche se ovviamente confrontarti col mondo tradizionale della gestione forestale può essere complicato, no? Perché devi molto onestamente ottemperare diverse necessità, quella produttiva, quella di conservazione di tante componenti faunistiche. Poi ricordatevi questo in generale, Mimmo lo sa, perché Mimmo ha un'esperienza di gestione e conservazione immensa. Quando ci si trova intorno a questi tavoli in cui si parla di conservazione, arrivo io e gli dico no, tu non devi tagliare a luglio perché mi si riproducono i pipistrelli. Arriva l'ornitologo e dice no, tu non devi tagliare a marzo-aprile perché arriva l'esperto di anfibi e ti dà ancora un altro periodo. E alla fine il povero tecnico forestale dice senti, ma io dovrei anche fare il mio lavoro, no? Quindi è complicatissimo. Interventi attivi ne puoi fare, al di là della messa in posto di bat box, puoi andare a cercinare gli alberi in certi casi, per esempio per aumentare la quantità di necromassa all'interno del bosco, un'operazione con la quale tu vai letteralmente a uccidere degli alberi per generare degli alberi morti. E questo lo puoi fare in situazioni in cui c'è poca necromassa, quasi sempre. Ovviamente la gestione forestale ha un impatto estremamente differente. Tu puoi tagliare tenendo in mente certe necessità, per esempio aprire delle chiarie all'interno del bosco in situazioni di grande densità può aiutare tantissimo i pipistrelli a mangiare. Noi facemmo un live un po' in tutta Italia qualche anno fa e sperimentalmente si faceva questo. Noi chirotterologi seguivamo i tecnici forestali, loro facevano diversi tipi di intervento e andavamo a misurare che cosa succedesse. Mi ricordo vicino Tarvisio un taglio forestale all'interno di un bosco impenetrabile di conifere, nel quale non c'era niente, vi assicuro. Dopo il taglio ci trovavamo un'attività di rinolofo maggiore pazzesca, quindi io dico sempre, i tecnici forestali non sono degli addetti a un legnificio, ma sono degli ecologi e dei gestori di ecosistemi, quindi nelle vostre mani c'è una responsabilità molto elevata, tenendo presente che un bosco non solo è il posto dal quale estrai legname, ma anche il posto nel quale devi conservare biodiversità. Poi vabbè, per i dettagli ne parliamo in dipartimento. Dimmi. Non c'è. La domanda si riferisce alla White Nose Syndrome, sindrome del naso bianco. È un fungo che ha colpito i pipistrelli del Nord America, Stati Uniti e Canada, provocando la morte di milioni di animali a partire dal 2006, fine 2006. Questo fungo è una specie aliena. Studi genetici hanno dimostrato che l'origine di questo fungo è europea. E in qualche modo questo fungo, per esempio attraverso la speleologia, può essere arrivato nelle grotte statunitensi. Esattamente come quando i conquistatori esportarono il raffreddore e l'influenza in America Latina, chi ha portato questo fungo in America lo ha introdotto accidentalmente in popolazioni che da un punto di vista immunitario erano del tutto impreparate a fare i conti con questo patogeno. Quindi questo fungo esiste in Europa, ma le popolazioni europee lo tollerano senza nessun problema. Invece crea un'enorme mortalità nelle Americhe, probabilmente perché l'organismo non reagisce in maniera adeguata. Quello che succede è che crea prurito, questi animali si svegliano durante il letargo, escono perché ormai si sono svegliati, non trovano da mangiare e muoiono. Ma vi assicuro che c'è stato un calo pazzesco e quindi anche una grande preoccupazione rispetto ai servizi ecosistemici che si perdono. Quindi per fortuna esiste il fungo ma non esiste la malattia da noi, la sindrome. Perché i nostri pipistrelli sono immunologicamente preparati a far fronte al fungo. Hanno convissuto col fungo da sempre, probabilmente. Ok, se non ci sono altre curiosità, vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Ok, voglio ringraziare di nuovo tutti quelli che sono venuti a ascoltarci e i relatori che hanno parlato. E per chi vuole fare la visita al museo, ci vediamo tra un quarto d'ora, cioè all'una,
al cortile della Z1, cioè salendo le scale nel cortile grande qui sopra. Va bene?